Allora ragazzi, alcuni edicolanti, come avete testé appreso, alcuni edicolanti hanno deciso al sud di non vendere più il quotidiano Libero dopo le affermazioni del signor Feltri. Allora, una di queste edicolanti si chiama Tiziana di nome ed è in Calabria, Io farei una piccola telefonatina, caro Parenzo, ci dobbiamo mettere d'accordo. Io faccio finta di essere la segreteria di Feltri. Tu la segretaria sei... femmina, sì, sì, bene, no, femmina, no, la segreteria, la segreteria, no, la segreteria di Feltri. No, non lo so fare, femmina, non lo so fare. Sì. E tu però devi fare Feltri, tu che preparati. Vediamo se funziona. Che devi un po' parlare con la signora, devi chiedere spiegazioni di questo affronto, wow, perché non vuole più vendere. Proviamo, vediamo. Vai, vai. Vediamo cosa succede. Pronto? Sì, buonasera, segreteria dottor Feltri, un attimo solo. Segreteria dottor Feltri. Pronto? Sì, pronto. Sono Vittorio Feltri, il direttore del quotidiano Libero. Buonasera, dottore Feltri. Ma io ho visto una cosa, mi hanno segnalato, vergognosa, che avete tolto il mio quotidiano dall'edicola. Allora, io non l'ho tolto. Ma io dico che è una cosa vergognosa. Siete dei pelandroni, siete dei pelandroni. Posso parlare? Io non ho tolto il suo giornale. Però io penso una cosa, dottore Feltri. Io mi auguro che lei stia sempre bene, perché io non le auguro mai qualcosa di cattivo. Mi creda una cosa. Io sono sicuramente sono anche emozionata a parlare con lei. Ma quale emozionata? Io mi sono sfranto i coglioni di vedere che ci sono persone che tolgono il mio giornale solo perché ho detto una cosa normale. Allora, cioè che la gente tolto. Al sud non lavora. Non a me sembra tolto. Evidente che anche lei che ha risposto, se ha risposto vuol dire che non lavora, come diremmo noi al nord. Perché se no, uno io ha da c'ho fare, un cliente qui davanti a me. Ma se uno e in ha questo da momento, fare, no. E in questo momento io sto lavorando, però mi sembra doveroso risponderle, sono una persona educata. È evidente che al sud questa cosa conferma la mia teoria che al sud non fa un cazzo nessuno, perché se io lavoro non devo rispondere al telefono. Lei si sta sbagliando, dottore Feltri, si sta sbagliando di grosso. Lei ha risposto al telefono e ha un cliente davanti, quindi è una questione cosa molto maleducata che lei ha fatto. Ma in questo momento sono anche maleducati. Io questo domani lo scriverò. Rispondono al telefono mentre hanno un cliente davanti. Certo, e quindi il sud perché noi in è questo maleducato. Momento diamo la possibilità alle tante persone di fare anche ordini per telefono e portiamo i libri a casa, dottore Feltri. Anche fuori dall'orario di lavoro, dottore Feltri. Ma io ho detto una cosa, ho detto che a questo punto è dimostrato che al sud non lavorano. Prenderò gli onori che vi sono dovuti nel momento in cui chiederete a gran voce scusa a tutte le persone che avete offeso. Avete offeso anche gente del nord, che sono nostri amici, che magari domani vi cureranno, dottore Feltri. Ma io dico, ma io veramente, ma come urlano al sud? Ma perché la gente del sud deve urlare? Ma io lo trovo veramente incivile perché, che uno debba urlare alla cornetta del urlare. Telefono. Allora, lei già ha parlato in modo offensivo con me, che oltretutto mi dispiace normale, dirle, ma che non si è... anche elegante e zelante con una signora. Ma io ho detto una cosa semplicissima, ho detto che se al sud non lavorano e la dimostrazione è stata che ho telefonato. E lei che cosa sta facendo? Lei sta curando i rapporti sociali. Ma lei sta rispondendo al telefono quando davanti a un cliente, quindi certo, vuol dire che non sta lavorando. Che mi permette, io ho chiesto se potevo rispondere al telefono e poi urla e al sud lei. Urlano, io domani titolerò al sud quando parlano al telefono urlano, io questo sì, è fattuale perché, mi pare. Sì, sì, fattuale, e allora io non sto urlando, però voglio essere molto chiara con lei. Secondo me lei una cosa sola deve fare, deve chiedere scusa agli italiani che ha offeso. Non chiedere scusa proprio a nessuno. Dottore, ma io sono Feltri, libero. Mi dispiace, ma libero. Io devo servire il mio cliente. Arrivederci, torni è stata a lavorare, una bella appunto, grazie, e torni grazie. A lavorare, appunto, che grazie. Non si lavora mai. Cosa? Cosa?
risponde al telefono e quindi non lavora. Questo mi sembra abbastanza evidente. Adesso io, siccome proverei a chiamare pure il sindaco di Lucero, il grande Tutolo, anche lui. Ma no, tu dici non ci casca, dici non ci casca. Ma no, ma è sveglio quello. Pronto? Pronto? Sì. Un attimo solo. Pronto? Chi è? Sono Vittorio Feltri. Buonasera. Ho letto e sentito delle dichiarazioni sconcertanti. Se mi fa la gentilezza di chiamare con un numero conosciuto. Numero quale? Perché se il numero, io parlo... è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano. No, se non conoscete numero, perché non fate un cazzo lì al sud, non è ma che cosa fa? Non fate niente al sud e risponde con volgarità. Io ho chiesto solo di parlare e di rendermi conto, e anche maleducati. Io scriverò domani sul quotidiano che siete tutti dei gran maleducati. E la rimanderò a fare in culo perché è dei gran maleducati che non la. Lavorano alle 6 meno un quarto di pomeriggio quando noi a Milano stiamo ancora lavorando. Perché gente volgare e che minaccia al sud, gente volgare e che minaccia. Io domani lo scriverò sul quotidiano, domani scriverò su Libero che al sud non si lavora e non si fa un cazzo perché alle 6 meno 10 rispondono al telefono in modo insultante. No, non è in modo insultante, è in modo che lei merita. Anzi, se fosse qui davanti a me, glielo dico, non la manderei soltanto in culo, la prenderei a calci nel culo. Ma come si permette? Ma come si permette? Ma come se vada a lavorare lei? Vada a lavorare.